Le opposizioni, Romano Prodi entra nel dibattito aperto nel centro-sinistra e propone un esecutivo fondato su un accordo che duri per tutta la legislatura. Subito al voto continua a ripetere invece il centro-destra, Barbara Romano, poi Laura Garofalo. All'antivigilia dell'intervento del Premier in Senato si fa sempre più strada nel PD l'ipotesi del governo istituzionale, grazie anche all'endorsement di Prodi che propone una maggioranza Ursula a immagine e somiglianza della coalizione che ha eletto la nuova Presidente della Commissione Europea. Un accordo, sottolinea il padre nobile del PD, che abbia come prospettiva l'intera legislatura. Stessa linea di Zingaretti, che preferisce andare al voto, ma non esclude un nuovo esecutivo, purché di lungo respiro. Noi confermiamo la posizione del Partito Democratico, no a governicchi pasticciati, siamo pronti per le elezioni. Se ci saranno le condizioni per maggioranze diverse, lo verificherà il Presidente Mattarella. Per noi devono essere di legislatura e per dare risposta concreta agli italiani. Il primo a lanciare l'idea del governo istituzionale è stato Renzi, che agli attacchi del leader della Lega replica: tranquillo omonimo, io non entro nel governo, ma tu quando ti dimetti? Un onore se Salvini si dimette per colpa mia. L'idea renziana non è entusiasma Gentiloni. Mi accontento di poco, vorrei che questo governo andasse a casa martedì. Elezioni, Mentre Calenda cioè, è palesemente è contrario ma si arrende. Continuare la battaglia non ha più senso, Twitta. Anche Nencini del PSI sostiene un governo di largo respiro, mentre Più Europa dice sia una maggioranza alternativa ma a determinate condizioni. Una maggioranza ha senso solo se ha idee forti e condivise sul debito pubblico, l'Unione Europea, la crescita, le infrastrutture e l'ambiente. Se è una maggioranza solo contro non serve a nulla. Dalla sinistra Fratoianni torna ad attaccare il vicepremier leghista. Il posto migliore per Salvini è il circo. Tutte le anime del centrodestra restano ferme sulla posizione iniziale. Subito al voto, elezioni e un nuovo esecutivo sostenuto dalle forze conservatrici è l'auspicio di Forza Italia che non raccoglie la proposta di Prodi. Forza Italia dice no a manovre di palazzo per far nascere governi che non siano espressione della volontà popolare. Vogliamo un centrodestra unito, coeso e coerente che torni al governo grazie al voto degli italiani. Il governatore della Liguria Giovanni Toti, ex azzurro, ora leader di cambiare, su Facebook attacca. Renzi che si accorda con Grillo, Prodi che ritorna, la sinistra estrema che resuscita, Forza Italia che un po' vuole votare, ma anche un governo istituzionale tutto sommato potrebbe andare. Nessuno che si preoccupi dei problemi del paese e delle cose da fare. Decisamente critica la proposta prodiana, la leader dei Fratelli d'Italia. È uno scenario che fa venire i brividi, dice Giorgia Meloni. In questa crisi di governo. Il governo dai contorni grotteschi prosegue in cui tutti dicono tutto e il suo contrario noi siamo sempre graniticamente dalla stessa parte e non regaliamo sorprese l'unico governo possibile è quello sovranista, legittimato dagli italiani.